Quest'oggi abbiamo dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere a carico di un pregiudicato di morante decimo anno, attualmente ristretto presso la casa circondariale di Utta, il quale si è reso responsabile nel corso del secondo semestre del 2019 circa 42 furti perpetrati all'interno di istituzioni scolastiche e del provveditorato agli studi di Elmas. La persona appunto si introduceva all'interno delle istituzioni forzando finestre e porte e appropriandosi di denari custoditi all'interno dei vari uffici, oltre che delle casse delle macchinette distributrici di alimenti e di vario materiale informatico e materiale vario custodito negli uffici. L'attività di indagine è stata abbastanza corposa, complessa, ha dovuto tener conto sia del modus operandi del soggetto nella commissione dei vari furti, sia delle impronte digitali e delle impronte biologiche lasciate dal pregiudicato nel commettere i furti, sia seguendo appunto e verificando le immagini dei numerosi sistemi di videosorveglianza installati negli istituti scolastici. In questa maniera, grazie anche alle analisi e al supporto del personale del RIS di Cagliari, si è potuto appunto dimostrare e identificare l'autore di questi numerosi furti.